Tutti quanti sotto uno stesso cielo siamo. Eh sì. Quanto... E siamo tutti fatti della stessa materia, tutta materia che è stata costruita dentro le stelle, quindi siamo fatti, siamo un prodotto dell'universo, noi e gli animali. Noi siamo un prodotto speciale, perché è straordinario che il nostro cervello sia diventato così complesso, così capace di capire l'universo. Questo è un gran mistero. C'è chi lo spiega con Dio, io in Dio non ci credo, però è vero, è un gran mistero. Quanto influiscono gli astri su di noi, sugli animali, sulla natura? Influire non influiscono, però le stelle sono quelle che fabbricano gli elementi che formano il nostro corpo, che formano pianeti. In questo senso l'universo è quello che permette la formazione delle stelle. Le stelle sono quelle che permettono la formazione dei pianeti e degli elementi per tutto ciò che si trova sui pianeti. Quindi in questo senso noi siamo un prodotto dell'evoluzione dell'universo. Con noi, gli animali, tutto ciò che esiste. E noi siamo un prodotto speciale, questo non c'è dubbio, perché il nostro cervello è anche confrontato con quello delle scimmie, che sono quasi identiche come DNA, c'è una potenzialità incredibilmente superiore. E questo è un grosso mistero, che appunto la fede in Dio la risolve. Chi non ce l'ha la fede lo vuol risolvere scientificamente. Cosa c'ha di diverso il nostro cervello da quello di una scimmia? La scienza lo sta studiando. Certamente c'ha una potenzialità enorme. Tante cose, gli animali, il loro cervello funziona come il nostro, sono tante cose. Ne vedono tante strategie che adottano per saltare da un posto all'altro, per procurarsi il cibo. Ma questa capacità di astrazione che abbiamo noi, gli animali non ce l'hanno. Come mai? Non lo so.